l'uniformità, la rigidità. Sono rigidi. Non hanno quella libertà che dà lo Spirito Santo. E fanno confusione fra quello che Gesù ha predicato nel Vangelo con la sua dottrina, con la loro dottrina di uguaglianza. Tutti. E Gesù mai ha voluto che la sua Chiesa fosse così rigida, mai. E questi, per questo atteggiamento, non entrano nella Chiesa. Si dicono cristiani, si dicono cattolici, ma la loro il loro atteggiamento rigido li allontana dalla Chiesa. Un altro gruppo è fatto di quelli che sempre hanno una cosa propria che non vogliono che sia come quella della Chiesa. Hanno un'alternativa, gli alternativisti. Ma io entro nella Chiesa, ma con questa idea, con questa ideologia. E così la sua appartenenza alla Chiesa è parziale. Anche questi hanno un piede fuori dalla Chiesa. Anche per questi la Chiesa non è casa sua, non è propria. Affittano la Chiesa a un certo punto. Dal principio della predicazione evangelica ce n'erano. Pensiamo ai gnostici che l'Apostolo Giovanni bastona tanto forte, no? No, siamo, sì, siamo cattolici, ma con queste idee, un'alternativa. Non condividono quel sentire proprio della Chiesa. E il terzo gruppo, forse ci siano di più, ma con tre è sufficiente, no? Il terzo gruppo di quelli che si dicono cristiani ma non entrano da cuore nella Chiesa sono i, anche forzando la lingua, i vantaggisti, quelli che cercano i vantaggi e vanno alla Chiesa ma per vantaggio personale e finiscono facendo affari nella Chiesa, no? Gli affaristi li conosciamo bene, ma dal principio ce n'erano. Pensiamo a Simone, il mago, pensiamo a Anania e a Safira. Questo approfittavano della Chiesa per il proprio profitto. E li abbiamo visti nelle comunità parrocchiali o diocesane, nelle congregazioni religiose, alcuni benefattori della Chiesa, tanti, si pavoneggiavano di essere proprio benefattori e alla fine dietro il tavolo facevano il suo negozio. E questi anche non sentono la Chiesa come madre, come propria. E Gesù dice, no, la Chiesa non è rigida, una sola, la Chiesa è libera.